Martinelli però non riesce a recuperarlo, raddoppiato, fa uscire Russell sulla sirena, costretto a forzare, trova la tripla. Vera salta quasi, ma poi regge cadendo verso destra. Prodigio di Marco Bellinelli. Russell accelera contro Paiola, poi lo scarico sul perimetro, ci prova Chilo da tre, anche questa bersaglio. Da Paiola, due punti da recuperare, ancora sfidato al tiro, Paiola, altra tripla del capitano che ora lancia la fuga di Chilo, ottimo controllo del corpo in corsa. Percentuali dalla lunga distanza delle due squadre, cerca l'ottava Paiola, la terza personale. Oh, tre di vantaggio per la Virtus, Logan prova Mekovulu con la bomba, parità, non la prima della serie. La finta, batte Ricci, penetra, scarica, Russell vuole cedere il tiro, poi lo prende. Due comodissime triple fallite negli ultimi possessi dalla Virtus. Di là invece Logan segna ancora. Sono ottime triple, ma la Virtus le sta sbagliando. Di là Logan invece sbaglia pochissimo, anzi nulla. In transizione ne mette un'altra. Contro i 22 della Segafredo. Altra tripla di Russell. Dentro anche questa. Sono posseduti. Lo scarico per la tripla di Hunter, che corta in due tempi. Gran rimbalzo di Abbas. Per Minetti, questa la scelta. Hunter, eccolo qui, suo jumper dalla media. Batte contro Hunter, torna indietro, poi cerca Achele, nessuno con lui, tutto il tempo del mondo, vale due punti. Viltera salva il pallone ma solo per un attimo, recupero di Ricci, Bellinelli lo ritrova oltre l'arco, bomba del meno due, partita completamente girata. 8 secondi per l'azione, Imbro, stoppato da Gamble, che poi indirizza il pallone verso Teodosic. Dai e vai per la schiacciata del pareggio. In aiuto anche Lockett, poi Imbro si getta sul parquet, recupera il pallone. Chilo a tutta velocità, sotto mano, più 4 e timeout Georgevic. Che schiaccia a terra per Paiola, ribaltamento. Markovic può prendere la mira, bomba del sorpasso. Guarda, adesso sembrano anche un po' stanche ed è comprensibile. Sbaglia Russell, Mekovulu non può sbagliare. 4 minuti da giocare, timeout Georgevic. Vorrebbe Adams che è in compagnia di Russell ma non riesce a raggiungerlo. Paiola ci riprova da 3, un'altra tripla di Paiola. Tripla di Teodosic che cercava forse più il contatto e trova una fortunatissima conclusione. Mekovulu spalla canestro, si gira bene sulla linea di fondo. Hunter gli lascia troppo spazio. Campbell visto da Paiola, segna i due più comodi. Teodosic perso dalla difesa, sceglie l'assist per Bellinelli che può chiuderla e dall'angolo firma la tripla che dovrebbe aver scritto la fine della serie.